Tu no, perché c'è la caviglia rotta. Io sono venuto per te. No, è una sorpresa. Ah, Grazie. grazie Luca, va bene, Ma perché prima gli ho rotto le balle, perché mica mi viene a dire che sta guardando Daredevil. Cioè, io gli insegno robe e non mi viene a dire che guarda Daredevil. Infatti, Marro, perché all'inizio. sì. Allora. Perché noi lo diciamo, noi siamo venuti su Twitch come canale di coppia, giusto? Noi avevamo il canale che non avevamo un nome di coppia, ma quello precedente era chiamato Nemeris Games. E quindi ci sembrava un po' Esatto. stupido adesso fare un canale di coppia dove non saremmo stati in coppia. Cioè, è per quello che infatti YouTube li chiameremo Nemaires, Nemaires Gaming e Games e Nemaires Lives, proprio perché, cioè Music, perché rappresenta quello. Adesso è un po' inutile nel canale di Twitch farlo, perché è un po' inutile. Però sì, sottinteso, sì, quello assolutamente. Andiamo a battere Earl. Andiamo a battere Earl. Sì, Erlo. Ah sì, che li Comunque vogliamo questa me bene. la leggo. Comunque questa me la leggo, Luca. Sì. Ma sì che li vogliamo bene ad Ayres, comunque è parte del canale. Alla fine lei comunque la maggior parte delle live le guarda sempre, cioè. Alla fine me lo dice Eh sì, sempre sono nell'ombra. che di tanto in tanto riesce a guardare le live, comunque mi avverte, lei stessa riesce, perché è collegata comunque tramite cellulare al canale in tutto, vede quando c'è un follow, c'è una sub, c'è una donazione, lei le sa tutte queste cose, tranquilli. No, per il fatto che giustamente mi chiedono di te, quindi non è che non ti considerano, anzi, mi chiedono come stai. Ayres, se vieni in live, queste cose qua. Cerchiamo adesso, vabbè, per via della caviglia sarà presente perché Sono non lavora. considerata. Eh sì, ma tu sei sempre, soprattutto da me, sei considerata, eh? È importante. Ne sa. Leggimi tu la chat, va là, Qualche volta che se però, no, dai. no, non lo batto, Certo. sto tipo. Bada. Allora, Mara ha scritto: andiamo a prendere la macchina di Carlo, perché lui si chiama Carlo. Mi piace. Va bene. Poi, Luca, beh, Daredevil lo vedevo da un po', però venerdì, siccome avevo fatto un anno con la mia ragazza, adesso ho avuto la possibilità di godere con la terza stagione. Hai ragione. Complimenti. Ma tu non l'hai vista. Lo so, però è bello, lo devo ancora vedere, però. Ma tu non mi sa So che non che è l'hai. bello, mi piace. Ma tu hai visto la prima e la seconda? No, neanche, vero? Come, scusa? Non hai visto la prima e la seconda? Sì, sono la seconda. Mi faccio piccolo. Non le ha Va bene, me ne viste. vado, ciao. Non le ha viste. E lei è indietro perché giustamente non c'ha il tempo. Adesso magari ci mettiamo. Nel senso, magari si mette lì a guardarle perché io le ho viste, quindi non. Sì, appunto. Cioè, solo adesso ho un po' di tempo, quindi va bene. E comunque, aspetta, poi c'è stato uno che ha scritto: Ares, se vuoi un miniban e si risolve tutto. Così proprio diretto, mi piace questa cosa. Miniban, tac. No, dai. Non oso arrivare a questo, onestamente, figurati. Fatto. Ma lo sai che ti voglio bene anch'io, bene o male, sotto sotto. Anche se vieni solo per Nami, quindi va bene. Bravi, Grazie. venite per me, venite per me. Però aspetto le sub. Allora. Scusa. Dai, almeno ci guadagni anche tu se ci fanno le sub e le donazze. Perché vi ricordiamo che non è che diciamo tanto le sub o le donazze per guadagnare, ma uno perché è un supporto più concreto. Ma soprattutto per finanziare soprattutto i progetti dopo, che speriamo vi piacciono, perché sarà tutto dedicato a ste robe. E per le sub, piccolo argomentino abbastanza easy, il fatto che bisogna arrivare a 100 per poter riscattare dopo 2 mesi. Quindi se ci volete portare i famosi Eh sì. 100 dollari da poter effettivamente riscattare, noi siamo lieti. In più basta fare punto esclamativo sub per capire che cosa guadagnate nel canale. Madonna, l'effetto così pioggia, mamma mia, siamo in un video dei Korn. Bellissimo. Sembrava l'inizio di Dark Souls. Tutto in ombra. Stupendo. Allora, aspetta, fu così che Iris sparì dalla faccia della terra per colpa di Daredevil. Bravi, bravi, interagite Sì, con lei mentre io può faccio anche robe. succedere. Così se volete anche parlare, volete chiedere cosa ad Ayres, ne parliamo, ragazzi. Need for Speed serve anche a questo. Perché è Assolutamente. comunque un gioco di auto. Se si fa una serie che magari ha una storia, ci impegniamo su quello. Tu leggi, non ti preoccupare, eh. No, ma soprattutto Mauro che parte con veniamo per te o veniamo in con super tra fra su di te. Tutto, tutto, venitemi addosso tutto. Allora. Vi voglio tutti, vi voglio tutti. Guarda che io, però Marro c'ha. Allora. Scusa, sto parlando.
No, nel senso, volevo dire che Marro c'ha ancora la proposta di venire qui a Capodanno, quindi me lo voglio coccolare, Marro. Ah, questo è certo. Sarei il primo streamer che tu vieni a incontrare, Marro. Io te lo voglio dire, esperienza unica. Vieni a incontrare me. Insomma, che regalone, Basta. Vuoi mettere? eh. Vuoi mettere? È una grande esperienza. Manco fossi un VIPS. Aspetta, aspetta, che qui fa complicated. Fa casino. Così, non faccio Comunque, così. Luca, ma la signora con il livido fuori campo oggi non è di turno. La signora voce col livido fuori campo invece non c'è. Non lo sappiamo Attualmente. perché ci ho detto che è Attualmente. stanca morta, è stata impegnatissima su weekend. Se poi dopo viene in chat e viene a parlare, gliel'abbiamo detto volentieri, però non l'abbiamo sentita nemmeno noi per un weekend, quindi. Perché ce l'ha detto, è stata Vero. straimpegnata e. Quindi boh. Perché stasera ci aveva Aikido un'altra volta, quindi non sappiamo. Oh, però Erla mi sta rompendo i Vabbè, cojones. volevo. Error di merda. Poi, aspetta, Maro, vengo senza mutande, allora sai mai scappo una serata con me. Allora, no. Questa cosa qua non mi va Sarei bene. comunque il primo streamer a cui lo faresti, Barro, ricordatelo. Sono comunque the Allora. first. Allora. Dai, anche Iris, dai. Così è la prima streamer donna che puoi conoscere. Anche se non stream ufficialmente, eccetera, eccetera, però è la prima streamer donna, dai. Facciamo così. Dai, Ah, poi beh, sì, dai. volevo dire al volo, Dan, dan, dan. ho visto la prima di Titans, comunque, giusto per rimanere in tema sulle serie. Non è male. Infatti. Non è male, non è male. Non posso dire niente perché devo vedere anch'io di più, però non è male, tutto qui. Però ci può stare. Ci Aspettiamo credo. sviluppi, ma soprattutto perché è diversa dalla Arrowverse, quindi i combattimenti eccetera sono fatti effettivamente bene. Quindi sono contento. Oh, perfetto. Allora, comunque, Luca, sì, comunque magari si rilassa. Voce fuori campo lì. Voce con il livido fuori campo, sì, tranquilli. Tanto probabilmente dopo arrivo, quindi. Non ho capito il che onore per. Che Luca ha detto mamma mia che onore. È riferito a cosa? Che Perché mi conosce. senso ti Perché mi viene a conosce? conoscere. In che Fa che senso? enorme piacere, sempre a disposizione, dice Maro, no? Dice perché viene a conoscere anche Ah, ma sì, se volete sì, eh. Cioè, noi speriamo. Ripeto, noi mettiamo da conto di metterci sempre il meno tempo possibile e di avere da un giorno all'altro sto cazzo di ufficio. Quindi, in seguito, Esatto. se ci sarà modo che voi vorrete venire, se siete vicini. Cioè, perché no? Cioè, già tipo venerdì c'è Kokide che dovrebbe venire a Milano. Bisogna capire se riusciamo perché c'è Ares con sta caviglia. Quindi, sarà un po' difficile. Vediamo se alla fine riesco a vincere. Non vinco. Non vinco, non vinco. Ho perso. Proprio l'ultimo. Che palla. Uffa. Ma Earl rompi cojones. È riuscito un Erla vantaggio abbastanza, cattiva. Alex. Eh sì. Brutto Erla. Molto cattivo. Eh sì. Ah, ma comunque appunto, cioè, lei, la stessa Iris, cerca di essere più presente perché il canale comunque è insieme. E poi appunto volete chiedere roba, ragazzi, non fatevi problemi se vi viene in mente qualcosa. Anche per conoscere, lo dico per conoscere di più lei, perché giustamente sentite me. Ma se magari volevate chiedermi sempre robe riguardante lei, insomma, lei comunque è qui per streamare insieme a me. Beh, la sentite comunque Io sono qui. parlare e la istigo, tra virgolette, proprio anche lei, come con voce, a intrattenere, a proporci in streaming apposta, perché se abbiamo delle robe da fare in seguito. Sono vicinissimo, mamma mia. Ma quanto. No! È la Ho Lancer questa paura. qui. Allora, quanto vicino innanzitutto. E questa comunque no, è la Lancer. Marro. La Mustang c'è la Jewel, che è quella dopo, se non sbaglio. Che è quella dopo. È quella dopo. Ma questa qui è la Lancer. Ce ne sbatto un po' le palle della Lancer perché abbiamo la Toyota sopra che è potentissima. Però dobbiamo comunque vincerla perché le abbiamo prese tutte. Quindi why not? Assolutamente. Quindi corri. E sto Corri. correndo, vedi che sono in vantaggio. Eh sì. Cerco di staccarmelo. Adesso che riesce a curvare meglio l'auto, abbiamo le gomme quelle Eh beh, fiche. sì, ha molta più manovrabilità. Bravissima che hai fatto così lo spelling per dirlo. Bravissimo. Ma così non No, ti incarti. perché onestamente no, cioè che mi stavo già incartando, Lo quindi ho so, lo detto, so. ok, aspetta un attimo. Lei fa fatica a ricordarsi le cose e si incarta con le parole.
gli chiedo tipo la storia che hai letto, di cosa parla, e scappa, non me lo sa dire mai. No, non è vero, poi lo racconto, però tipo lo racconto male o con le onomatopee, quindi va bene. Ecco, con le onomatopee viene meglio però. Vero? A questo punto te lo chiedo io, perché magari giustamente dalla chat, lo so, sperando che gliene frega, dato che siamo comunque il canale, come dicevo oggi ulteriormente, è sempre fare un modo che sia un ritrovo nerd. Cosa hai letto di recente? Dai, così almeno ti fai conoscere e vediamo un po' cosa leggi. E anche perché non mi hai detto un cazzo, ovviamente. Cosa hai letto? Allora, ho letto cose, va bene? Ecco, iniziamo bene, eh? Queste sono le sue grandi descrizioni, anche con me fa così, ve lo dico, anche con me. Quello con la Lancer è normale, vero, no. Per le curve più che altro, le difficoltà più le curve, perché la Lancer è molto buona per le curve, meglio della Supra. Da 5 minuti torno, va bene Luca, dopo. A dopo. Sperando che torni e non si addormenta, perché è una cosa che mi ha detto che gli capita, a quanto pare. Spero che non soffra di narcolessia, perché è giovine e è un po' strano. Comunque. Sì, non va molto bene. Comunque, quindi, ho letto Pluto. Hai letto Pluto fino a quanto? Mi manca solo l'ultimo volume. Ok, specifico un attimo Pluto, che cos'è e di chi. È bello. Cosa? Va bene detto così. Il cane topolino? Sì. Ah, guarda te. Wow. Paura, parte con i cani alla fine. Eh sì, scusa, non fa paura. Va bene. Dai, raccontaci. Allorazzaci. Uffa, questa è cattiva. Ma tu devi interagire, che streamer che YouTube vuoi fare se non sei buono? Cioè, vabbè che scrivo gli copioni e li devi solo leggere praticamente, cioè te li devi imparare. Però almeno intrattenimento, è su, questa, su. Cosa bella. Allenati, allenati. Allora, Marro non è quel Pluto. Sono due scrittori, appunto. Sì, Pluto. Rigoro, due Rigoro. Scrittori. Rigoro. Dai, va bene, parla, Urasawa. Va bene, poi ti correggo. Urasawa e Nagasaki, giusto? Ah, cosa ha detto? Cosa no, ha detto? Zuc- sì, no, ho sbagliato. Abbiamo vinto. Scusa, comunque, abbiamo vinto. Yeah. Ecco, ma non è che Tezuka... Ti faccio piccola. Allora. Capo. Vabbè, allora io la faccio raccontare. Poi la punzecchiamo dopo, tutti insieme, lo dico. Adesso lei racconta quello che deve raccontare, poi la punzecchiamo su tutto quello che ha detto male. Dai, vai. No, sono troppo io puntiglioso, è vero. Cookie è arrivato, ti abbiamo nominato poco fa. Comunque, oh, ciao Cookie. Ti abbiamo nominato poco fa. Comunque, sulla serie di Astro Boy. Ti abbiamo brava, e quindi... Di Tezuka, non è che Tezuka ha partecipato, Tezuka era già morto e che ha ambientato nel mondo di Tezuka, lo so, di Astro Boy. Che è basato. Eh sì, per tutta la correttezza, cioè in un episodio particolare che adesso non mi ricordo. Sì, è ambientato nel mondo di Astro Boy, punto, non è un episodio, è ambientato in quello. Grazie a Marro comunque dello shootout a Cookie, è passato a lui che è un bravissimo streamer, non variety in questo momento ovviamente quando può streama, però è un bravissimo ragazzo simpatico che cercheremo di incontrare venerdì a Milano, quindi probabilmente forse anche per lui come per noi sarà il primo incontro con un vero streamer, diciamo, ed è bella sta cosa qui, cercheremo di fare qualcosa. Ecco perché mi fischiano le orecchie. Però sono state parole positive, sì, abbiamo detto che probabilmente venerdì ti vediamo, cioè stavamo dicendo proprio sta roba, ti abbiamo nominato per quello. Marro dice tutto al centro. Mi fido di Marro perché è OP. Vai. Mi sono fidato. Fidiamoci. Male. Allora, sinistra o destra? Adesso dovete votare però. Comunque Cookie sì, al Need for Speed Most Wanted originale, quello del 2005 in Black Edition per PC. Tu cosa voti? Io l'altra volta ho detto destra, sinistra. Iris vota sinistra, voi dalla chat cosa votate? Sinistra o destra? Perché dobbiamo trovare la macchina. Grazie mille, spero di vedervi venerdì, come state tutti? Abbastanza bene, grazie. Ovviamente Iris dirà la sua motivazione, perché... Ma perché in inglese? Io... Perché ce l'ho in inglese? Auma umma. Quindi l'ho trovato in inglese, non c'era in italiano. Anche perché penso che non so se la Back Edition c'era in italiano da noi. Vabbè, comunque, almeno lo propongo, Cookie, vai tranqui. Anche perché comunque questa è la quarta sera di fila che lo sto facendo, è un'effettiva serie. Però dove si può chiacchierare di nerdati, infatti AS ci stava esponendo Pluto di No Kurosawa, un manga da 8 volumi. Adesso ci racconto un attimo. Quindi,
Abbiamo detto sinistra, adesso dici sinistra. Marro dici sinistra, sì. Kokid cosa dici? Perché a questo punto la maggioranza penso sia sinistra. A questo punto. Zan 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 zan. Io direi sinistra comunque, perché anche se voto destra, alla fine mi ritroverei di là. Quindi io direi comunque sinistra. Io mi fido di voi. Adesso mi eh. Viene l'ansia. Adesso mi viene l'ansia. Anche se, no Marro, non iniziare a ripensarci. Marro. Vota Renzi, vado a sinistra, vaffanculo Renzi, scusate, non dovevo dirlo, però mi è venuto spontaneo. Perché ne stanno parlando in sti giorni qua, che hanno fatto quella Leopoldo Ritorno al Futuro e trigolo male perché mi devono ritoccare il Ritorno al Futuro. Però non si deve parlare di politica di Twitch perché è una beta di gaming e non di politica. Quindi sinistra, giusto? Andiamo su sinistra. Sì. E ce l'abbiamo, l'abbiamo presa, l'abbiamo presa, l'abbiamo presa. L'abbiamo presa, l'abbiamo presa. Questo è cool. E le abbiamo ragazzi, dalla 14 le abbiamo tutte. Ecco Jewel. La signorina gnocca bionda. Con la macchina bella. Allora. Scusa, però c'ha la macchina bella. Ha solo allora, la ecco macchina Luca. Bella e basta. Luca, siamo riusciti a conquistare l'auto. Anche tu la macchina, non è vero, non è una macchina bella, non dire. Perché ti edificio non si tocca, ho detto la stessa cosa anche io, ti adoro Nem. Ah, ma anche io adoro voi. Ma poi assolutamente, amante della fantascienza, ti pare che non posso dire una roba del genere? Ti pare che non posso dire fanculo perché hanno usato Ritorno al Futuro? Che cazzo. Mi prendo male sì, perché mi toccano, perché non sanno cosa vuol dire. Non possono spammarlo come una roba di politica, citare uno dei film di fantascienza più importanti, dai. E dare incoglioniti. Eh sì. Eh sì. Ma comunque penso che l'Evolution non ci dia più di tanto. Che ci racconti Kokid di nuovo? Come è andato in sti giorni che non ti abbiamo visto live? Come va? Come va? Poi cercheremo venerdì di vederti, solo che c'è Iris con la caviglia rotta, quindi... Che tutta, tutta storta, tutta spezzata, tutta rotta, tutta rotta. Ma io sono mezzo spaccato. Ma cosa stai facendo? Cosa fai con i piatti? Sei un piatto, sei. Casino. Ma casino questa qui. Magari. Siamo una coppia incredibile di streamer, hai visto? Siamo proprio intrattenitivi. Vediamo quanto ci dà l'Evolution. Beh, anche sotto di handling, dai. Abbiamo la Supra che OP, ragazzi, quindi... No, cosa sto facendo? Che è la Cobalt? Supra. Allora. Puttana, OP. Un attimo, arrivo che sono arrivato un po' di domande. Vai, allora leggimi tu la chat, dai, come al solito, leggimela tu, va là. Così mi focusso sul allora, game Maro... e intrattengo. Vada. Esatto. Vada. Allora, hanno citato Back to the Future per un programma elettorale politico, dice Maro. Purtroppo sì. E questa è una cosa che sbaglia continuamente Renzi a... Vabbè, niente, per non parlare di quelle robe lì perché non vi va. Sì, purtroppo sì. Hanno esatto. Preso la macchina, l'hanno messa lì e hanno detto Back to the Future, Leopolda 9. Va bene. Sono molto triste. Le cose brutte. Abbastanza. Poi. Eh sì. Kokid mi fa, come hai fatto a romperti la caviglia? Il problema è che non è rotta, sostanzialmente è una slogatura molto pesante. Praticamente c'è quando... Vabbè, sono inciampata praticamente su una buca, non dico proprio inciampata, ma ho preso praticamente una storta. Il problema è che c'è stata la caviglia praticamente uscita ed è rientrata. È praticamente caduta nella pozzanghera enorme senza saperlo. Giusto? No, allora, non, è allora così. Non era una pozzanghera enorme, ok? È che stavo parlando tranquillamente ad un tratto sono in terra. Mamma mia. L'ha risucchiata, la terra l'ha risucchiata. E me l'hanno data esatto. Rotta, adesso li denuncio tutti. Me l'hanno data a fasulla. Me l'hanno data a fasulla. Allora. Scusa. Vabbè, poi c'è una domanda esclusiva per te. Voi ne avete fatto subito su Instagram fa dei bei disegni. Sì, Iris. Sì, perché. Sì, infatti c'è stato. Dovrei mettere il comando. Sono un cretino. Devo mettere il comando di punto esclamativo Iris per mettere il tuo profilo Instagram per i disegni. Perché giustamente dobbiamo fare anche il portfolio poi. Ma è vero. Sì. Eh sì. Comunque, Luca mi aveva detto appunto da cosa è nata la sua passione per il disegno. Diciamo che allora, la passione per il disegno l'ho sempre avuta. Sin da quando ero piccolina. Cioè, ho sempre disegnato. Poi diciamo che sono passata oltre al disegno a mano libera che facevano i bambini. Piano piano mi sono migliorata sempre di più. Andando anche a ricopiare cioè dei disegni già esistenti. E poi piano piano mi sono specializzata a fare sia il ricopio che il disegno a mano libera.
poi semplicemente è brava, quindi è uno di quei talenti che scopri bene o male dal nulla, c'ha la mano per farla, può sempre farla, è quello che ho sempre effettivamente puntato su di lei per quello il loro regalato la tavoletta grafica, per quello voglio dare uno sforzo lavorativo, perché è la nostra grande passione che un po' ha sempre bisfrattato per i tempi, per il lavoro eccetera, però voglio che disegna perché è brava, ci può guadagnare anche da quel punto di vista e fa delle cose comunque che gli piacciono. Eh sì, è molto bello ogni tuo spiedo. È il mio preferito. Comunque grazie, forse. Cocchi. È probabilmente uno dei miei preferiti, nonostante io ho portato anche gli altri su Twitch, Cocchi. Ho portato Rivals, ho portato il Most Wanted 2012. Oh, ma comunque ne porto di Need for Speed, è una costante. Come dicevamo anche ieri proprio qua in live, stavamo dicendo appunto che è una costante del canale perché mi piace. Vabbè, una doccia che sono arrivato da basket e ho finito di c'è davanti al PC. Mamma mia, sei proprio virile, sei proprio maschio alfa. A dopo, buona esatto. Doccia. Grazie di pensarci, speriamo non sotto la doccia. Perché se pensi mai sotto la doccia, c'è qualcosa che non va. No, nel senso, mi sento lusingato, però... non voglio mettere mano. L'hai capito? Esatto. Allora... Scusa. Su di te. Ecco, mi sembra il minimo. Ah, penso a te. Attenzione, risvolti in diretta. Però è esatto. Vero, però è vero. Quindi. E forse... Aspetta, ma mettiamola un po' così, in maniera molto ads. Per ora... Sì. Noi siamo a 3 anni... Quanti mesi? Tu che conti bene? Da marzo? Sì. Quanto si... quanti mesi siamo? È marzo, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 7. 7. E in questo momento, almeno sicuramente per me, dovrebbe essere il massimo della mia relazione nella vita. Anche per te, eh? Yeah! Ma anche il mio, onestamente. Eh sì. Perché poi arriviamo ai 4 anni, e da lì. 3 anni e 2 mesi. Che poi arriviamo lì. Sì, sono 3 anni e 7 mesi. Ed è il mio record teorica, perché appunto ho fatto poco più di 3 anni. Ma con lei ovviamente penso di stare tutta la vita. Con l'ufficio. No. Solo per quello. Anche per te. Basta, ti serve anche a te. No, me ne vado. Non dirmelo che quando ho tirato fuori il progetto di tutto l'ambaradan di coinvolgere voce Cree, non ci hai pensato subito. Sì, devo coinvolgere tutto. Eh sì, è perché sì, è una bella idea. Tutti, ma io però guardo anche il resto, non solo quello. Eh beh, certo, però è comunque quando l'ho tirato fuori l'idea era una bella idea. Io ti penso sempre sotto la doccia, Marro. Ma lo so, anch'io, solo che non mi faccio la doccia da un po', quindi non ti penso abbastanza. Adesso domani la faccio e ti penso. Metto la musica, metto l'ultimo disco di Foo Fighter e ti penso. Che serie da sfogo che mi carica la live a 480 e ogni tanto si blocca e la metto a 360 e non va. No, che peccato. È anche il massimo 720 in un 1080 apposta. Sì. Così è più leggera. Un peccato però. Mannaggia. Grandi a 7 mesi, comunque sì. Dopo... sì. Comunque dopo questi commenti appunto di ti penso sotto la doccia e robe simili, sento proprio il testosterone che va proprio incredibile. Mamma mia. Mamma mia. Infatti, guarda per il portafoglio, va bene. Ah, se vuoi, ripeto, noi siamo qui, Aires ve lo può dire subito che gli sono arrivati i soldi in direttissima, oltre l'alert che mi scoppia nelle orecchie. Possiamo subito confermare se ci date roba, quindi se volete. Sono tutte le info tanto nel canale. Le sue orecchie. Ah, tanto, sì, infatti, più che altro è quello. Però ci sono tutte le info nel canale. Andiamo di autovelox. Aspetta, mi tolgo la felpa. Mi denudo. Ma ci stavamo parlando, no? Non attiro le views così, vedi? Sono arrivato a 7, assolutamente. Di nuovo. Hai visto che funziona? Visto? Solo perché ti sei tolto la felpa. Beh, certo. Porca miseria. È solo quello. Avvio l'evento. Non so se c'è un velo. Sì. Oh, c'ha la... Quello lì c'ha la McLaren, mi sa che quello c'ha la McLaren. Quella è la macchina che vuole Marro. Quella di Bull. Arriveremo anche a prenderlo. Ma io lo spero, le stiamo prendendo tutto. Eh sì, ma ci spero tanto, quindi mi raccomando votate per la scelta, tanto la colpa ricade su di voi. Io rimango imparziale. Perché ormai avendo la Supra, cioè nessuno batte la Supra in questo momento, ve lo dico.
Aspetta, Luca, donna diventa ricca perché il suo ragazzo streamer si denuda e guadagna. Sì, ve l'ho detto che Presto sul giornale di Milano. io sono il subaffittario del canale e loro guadagnano su di me, anche voce per quello. Quindi se arrivano donazioni, Esatto. poi gliele diamo voce, ma è lei che guadagna, non io. Sono solo il bel visino che compare in là. Non è vero perché sono in ombra, però sono quello che mette le mani per giocare. Vabbè, sei un volto in ombra che non si vede, Sì, va quanto ci bene? messo a dirlo, però. È quello che ho detto io Eh già no, adesso perché 3 ore. pensavo, perché adesso ho come dirlo onestamente. E tutti questi 3 ore della stessa cosa. Aia. Tanto siamo a 6 di fila, Robin. infatti, Marro. Però non portiamoci sfiga, ma soprattutto siete contenti. Siamo a 3 anni e 7 mesi noi, eh. Poi ai 4 anni, insomma, Tantissimo. ci arriviamo. Sì, è vero. Quando arriveremo ai 4 anni per marzo, che è il primo, non so, organizzare qualcosa di speciale in live, boh, vedremo ovviamente con i tempi che corrono. Però si Ci potrebbe. potrebbe fare qualcosa, ma come anche. Vabbè, a Natale no, perché giustamente si sta più con i genitori. Però a Capodanno si potrebbe fare qualcosa, quello sì. Ad Halloween volevamo fare qualcosina, ma non abbiamo ancora nulla ed è la prossima settimana, quindi siamo un po' in alto mare. Appunto, finché sono. Esatto. Poi sono bloccata ancora, quindi. Sì, Luca, sì. Hai visto proprio. Se funziona, guarda, ti dico, va bene. Praticamente faccio il pappone, giusto? Sei molto fine. Sei molto fine. E beh, Non ti se ci piace? possiamo guadagnare, lei mi compra fumetti e statuette, a me va bene, eh. Cioè, io lo dico, a me va bene. Allora. Già ne abbiamo prese No, due, è quindi quello mi va male. bene. Eh sì. Sperando che non ci Ce mettano ne arrivo troppo. comunque. Oh, quando? Ti hanno detto quando? Allora. Domani? Sì, perché me l'hanno mandata con l'ASDA e io ho paura, onestamente, perché l'ASDA, io ho detto perché con l'ASDA non potete mandarmi con la GLS o qualsiasi altra cosa. Vabbè, fa niente. E comunque dovrebbe arrivare entro metà settimana. Tanto oggi è lunedì. Arriveranno mercoledì o giovedì. Speriamo, perché almeno così, cioè me le prendo e me le porto queste qua che prendo, anche quella di Crocodile, però ovviamente mi devi E fare poi ti devi prendere anche l'elenco. la collector. Quale? Quella di Fire Rem. Emblem, Ah, tipo. ok, vabbè, ma quello poi è un gioco in più da giocare, c'ho Dragon Quest. È che più che altro proprio per evitare di lasciartele e avere il resoconto, è quello che mi serve proprio per farmi un bilancio. Appunto. È quello che serve, che devo completare. Eh sì, basta che ci metti poco perché sto finendo le cose da leggere, insomma, mi servirebbe. Infatti. Ok. Poi, tra cuore e culo il passo è breve. È vero? Brevissimo, guarda, Amaro. Sì. E poi Luca, Nem, ammettilo che vorresti un Kirby che ti stupra. Quella cosa mi disturba. Allora, non devi fare No, queste dai, cose. no, in quel senso no, però un Kirby amico, guarda. Sarei la persona più contenta del mondo, ma non tanto perché mi piace, ne sono fan, come ormai avete capito ovunque. E proprio perché ti mette allegria lui come personaggio. Cioè, è un personaggio che si rattrista difficilmente, ti mette di buon umore, ti fa fare le cose, ti stimola. Quindi, come anche con Lucio, e quindi sarebbe bello. Mi Eh sì. Ma piacerebbe. Sarei un po' più allegro, solo per Kirby. un po' più propositivo sulle cose da fare. Beh, che non è che ora mi sto buttando giù alla fine, comunque mi sto dando da fare. Il live mi sembra di propormi al meglio, insomma, quindi non sto prendendo troppo tempo durante le giornate, comunque le serie TV, magari leggere e quant'altro, mi ci sto dando da fare abbastanza e lo streaming mi tiene occupato il giusto e mi ci impegno il giusto, cioè, quindi comunque va bene. È così che bisogna fare. Eh sì. Anche tu. No, in realtà tu sei quella sveglia dei due, quindi. Eh No, adesso no. sì, vabbè. Vabbè, lasciando stare la caviglia, in generale sei tu quella che si dà da fare. Lei è tipo un. Tra virgolette, un po' lo dico, ovviamente non penso lo prenda male perché glielo ho sempre detto. Ma sta macchina si lega. Glielo ho detto, è un po' non lo stereotipo, però è il tipo di signorina, tipo di donna che si dà da fare in tutto e sa fare tutto, quindi. E io apprezzo tanto questa cosa sua, perché almeno un po' comunque mi stimola, mi dice fai quello, fai quell'altro, per lo streaming perché non porti questo, datti da fare su quello. Quindi mi dà tanto una mano per quello. Spargo consigli. Eh sì, no, ma perché sei tu quella che si dà da fare dei due, dai. Io ci sto provando perché imparo da te.
sì, e poi soprattutto perché comunque ho sempre bisogno di un sostegno, e vabbè, mi fai e beh, sempre quello è da sostegno, normale. questo sì. Però appunto se ci diamo da fare con l'ufficio, porca miseria, io sono il primo. Eh sì. Va bene in qualsiasi ambito, Kirby insegnante di matematica. Me lo immagino tipo con la squadrettina e il cappello quello da laurea, Mamma presente. mia, mamma mia, mamma mia. Cosa? Mi stavo immaginando Kirby così e quindi squillo, cosa devo dire? Sono contento di vedere, di immaginarmi Kirby in quel modo. No. Kirby intelligentissimo, Kirby Sheldon. That's my spot. Ecco, quella da, è con una la scena magnetta da di Bazinga. È una scena da replicare, sì sì, Kirby Sheldon è da replicare. Sì. Che è lì che ci con sono tutti tanto i di suoi amichetti occhiali, e il suo posto è quello. Ok, altra autovelox. Ah, voglio arrivare a 200, 200 follower. Siamo parecchio lontani. Tra l'altro ne abbiamo perso anche uno di follower, perché eravamo a 165 e mi indica uno in meno. Quindi vabbè. Ah, proprio così a caso. Ma sì, dai. Ah, sì, manca comunque poco, ce la possiamo fare. Mancano comunque un po'. Yeah. Speriamo. Speriamo che arriva il supporto concreto. Speriamo. Non inventare, sei buono con le dita. Perché no? Fai l'onomatopeia piuttosto. Oh, volevo che se fosse una cosa. Eccola. Ne ha fatta una. E che cazzo, proprio mi giro e c'è la mi macchina vale lì. Cosa? Aspetta un attimo, ma io nelle impostazioni dell'auto potevo impostare anche l'accelerazione? Ah, turbo? Sì. Ad alti giri così ha un'accelerazione maggiore. La preferisco. E... Fai le cose belle. Eh sì. Qualcosa. L'ho detto. Eh sì, perché c'è stato lo che ha detto Ares, mi dica qualcosa. Io qualcosa. Mamma mia, okay, che basta. Comica. Che comica. Non lo so. Ok. Parlaci di qualche storia, di qualcosa che hai detto. Cosa ci... Se riesci a fare le domande, infatti, dalli tu spunto. Dalli tu spunto chiacchierando di qualcosa, vedi che poi... Iniziamo a conversare. Eh sì, è vero. Sai che cosa a proposito? Ecco, vada. Sono riuscita a fare una cosa bellissima. Va bene. Sono riuscita a non morire nel livello di Crash, quello dove devo salire sempre di più. Quello dell'albero. Qual è quello dell'albero? Ma sì, quello dove devo saltare sulla schiena di quelli là con lo scudo. Oddio, il primo Crash. Ma ai livelli africani, quello dove ci sono... Sì. Sì. Ah, ok. E perché è albero? È una sono fortezza. Tutto. Però dovrebbe essere un muro di legno, teoricamente, mi pare. Mi ricordo l'albero, quello dove devi salire proprio in alto, no? Che prima devi far ruotare le... Sì. Beh, no, ma comunque dovrebbe essere... Praticamente quello dovrebbe essere lo sfondo della fortezza... Della fortezza in cui si entra. Infatti... Tipo nella prima icona di quel livello lì sembra proprio che c'è un cancello di legno e lui deve entrare per andare oltre. Sono belli quei livelli, mi piacciono. Mi piace la musica che c'è sotto. Vero? Sono belline. Sai quanto mi piacciono solo che dico, è bello. E sono riuscito a farlo tutto senza morire. Bravissima. Hai sbloccato un trofeo così o perché c'hai l'unico livello che non riesco a fare bene è il ponte. Quando mai? Ma quello nemmeno io, Perché è difficile, perché comunque devi saltare, devi proprio avere il tempismo perfetto. Eh sì, no, ma dico, era era un trofeo o non c'avevi un cazzo da fare? Sì. Ah, ok. No, c'era il trofeo, sì. Ok, allora. Dove non dovevo praticamente anche tipo, spaccare le casse. Perché se ti stavi rigiocando quel gioco per l'ennesima volta, ti cazzo. No, era solo una cosa per le scatole. Allora, ok. Non ho fatto niente, giuro, ho fatto solo dei livelli perché random. Perché lei in realtà c'ha una brutta abitudine, non è proprio brutta, però io glielo sconsiglio. Che si rigioca troppe volte un titolo. Questo capita con Final Fantasy perché ne è grande fan, l'avrete anche capito voi. Però purtroppo c'ha sempre altri 700 titoli da recuperare, anche proprio da giocare che magari ha già in quel momento, quindi piuttosto che andare a recuperare.
si gioca troppo spesso una cosa che ha già giocato. E io gli, un po' glielo sconsiglio. Cioè, fa bene, ma poi gioca anche a qualcosa di nuovo. Io glielo dico sempre. E quindi vabbè, era solo per dire questa cosa. Allora, aspetta, c'è stato Luca che ha chiesto. Comunque, anche tu, se vuoi farmi allora, cioè, raccontare alla gente i miei difetti, puoi farlo, perché sembra che se no me la prendo solo con te. Ma no, non è vero. Vabbè, tu hai tanti difetti. Ecco. E se comincio adesso, finisco dopo. Vai, domani. dinne uno. Sei puntiglioso. Ecco. Lo sapevo. È vero. Porca miseria. Poi lei, quando mi sveglia certe cose, mi trigger. Sono lì che dico. Come? No, dico, mi tilti quando mi dici certe cose perché sono puntiglioso. Devo sempre puntualizzare troppe cose. Sì, perché ogni volta c'è sempre qualcosa. Mi devi rompere le balle tutto il tempo. Allora. Comunque, aspetta, c'è stato. E vabbè. È così che si. Era praticamente era uscita fuori. Che coppia real life. Esatto. Mamma mia. Allora, aspetta. C'è stato Luca che ha chiesto. Lei, signora Iris, rimanendo in ambito dei disegni, le piacerebbe tatuarsi un suo disegno? Che per lei ha un significato? Comunque, sì. Mi sto facendo un disegno, sto facendo un tatuaggio, me lo sto disegnando attualmente. E praticamente è una fenice che voglio fare sulla schiena, cioè per la correttezza alla base del collo, con le ali che vanno sulle spalle, cioè sulle scapole per la correttezza, e la coda che va a finire a metà schiena. Schiena? Non ho detto schiena, va bene. Meno male che non c'è. Infatti, voce, meno male che non c'è voce. Detto. Sì, mi avrebbe picchiato. Sì, e penso però se la vuoi risentire, sono nella merda. Ma tu sei puntiglioso a prescindere. Ma lei sul doppiaggio non lo è. Se sente qualcosa di sbagliato, ma allora, subito. Lei è puntiglioso a prescindere. E alcune volte togliere. Tu sei puntiglioso e basta. Ah, va bene. Apprezzo. E comunque sto già pensando anche altri disegni da potermi tatuare, eccetera. Scappo. Sono arrivato tipo a quota 5 per ora. Idea. Nem, hanno chiesto la stessa cosa per te. Ah, devo. Ma io non so disegnare. Ah, se mi piacerebbe qualcosa, cioè, in generale, sì. Ne ho anch'io 7-8 da voler fare, però principalmente solo sulle braccia. È un'idea, comunque, non so, a voi piacciono queste robe qui, non vi piacciono? Perché noi poi vorremmo fare anche poi in seguito, magari un piccolo video, uno speciale dedicato, se ce li facciamo, in base a quelli che ci facciamo, di fare un video speciale dedicato anche a questo mondo, perché comunque non vogliamo dire che amiamo o che seguiamo, però a me interessa. Ho delle idee, come le ha anche lei, ne abbiamo parlato più volte. Abbiamo guardato tante robe, io mi sono preso delle immagini di quelli che vorrei farmi. E sì, ne ho diversi, ovviamente, che viaggiano dai brand fumettistici a culture, come quella egiziana, che è quella che contraddistingue la mia origine, a quella giappo e a quella maya. Poi i brand nerding sono, vabbè, quelli della Nintendo, che sapete, appunto, Kirby, Samus e Luigi. Poi un qualcosa dedicato ad altri manga importanti, quali Dragon Ball, One Piece e Ken, forse, se riesco, in base a quello che passa. In realtà poi qualcosa anche sui samurai, sicuramente. Ne ho diverse idee, il problema è che non ho più spazio. Cioè, sto pensando alle braccia, non è che abbia tutto quello spazio, però vediamo se le attuiamo, vediamo quanto costano, vediamo se riusciamo a farle, eccetera, eccetera. Però abbiamo delle idee, c'è da dire questo. A voi piacciono, sì, non piacciono? Io sono... Fateci sapere. Sì, nel senso, può essere un argomento di discussione. Aspetta. Sì. Domanda, non è cattivo che dice i difetti della gente. No, ma infatti per quello volevo che anche lei dicesse qualcosa. L'unico difetto di Nem è che di Nem c'è solo Nem. Quindi un difetto. No, nel senso, sì. Non è meglio che sia unico, perché se ci sono tanti me, o comunque molto simili a me, poi si streamano anche un problema, mi tolgo le views. Almeno rimango unico, venite da me e siete più accolti. Se no, poi anche voi non sapete dove andare, vi perdete, no? È più semplice. Giustamente. Sì, per i poliziotti sto scappando. Infatti dalla gara mi inseguono, perché è una cosa molto caruccia di Most Wanted, perché sto recuperando io la chat in questo momento. È il fatto che durante le gare ci sono delle gare che hanno un'alta priorità. Poi in base anche a quanto tu stai scappando, come vedete c'è il cerchio
lì che si riempie, che sono a tre, quindi io sono a rischio, tra virgolette, di farmi seguire dai poliziotti anche nelle gare. E adesso probabilmente mi catturano e mi hanno catturato. Mentre stavo comunque ripartendo. Però forse dovrei avere un'uscita di prigione facile. C'è la piccola cutscene. Mi hanno preso comunque a caso, stavo scappando. Io una volta ho fatto un inseguimento che è durato tipo quasi un'ora, una roba del genere. Sì, c'ho 5 marker, fanculo, li uso. Ho 5 marker. In più ce n'ho anche uno per farmi riscattare l'auto se me la prendono, fanculo. Gli strozzi non mi avranno mai. Bitches. E poi cosa vuol dire avere i marker? Cos'è? Corrompo qualcuno? Non lo so. Sì. Ah. Poi comunque, aspetta, Mara ha scritto: anche io vorrei tatuarmi qualcosa. Il numero di esseri umani morti dall'inizio del genere umano con scritto sotto: se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. Mi piace. Sono inquietato, Marro. Sono inquietato, non so cosa dire. Mi ha preso la sprovvista. Un po' tanto. Poi, aspetta. Appunto Luca fa: ma Maro mi sciocca sempre di più. E okay. Anche a me. E hai ragione. L'ho preso alla sprovvista. Sempre Maro dice: però se ci sono tanti te l'intelligenza del genere umano si alza. Questo è un complimento. Grazie. Però se basta la mia, nel senso mi scindo, cioè mi divido io a metà o ce ne sono altri con la mia intelligenza, sennò è veramente un problema. Poi ci sono troppe persone che parlano di fumetti eccetera, è un casino poi. Voglio essere solo. Oddio, mi sto immaginando tanti nemi in giro, invidiosi come non mai. Lei perché si deve immaginare queste cose? Io ancora non l'ho capito. E a volte prende e dice: ma io mi immagino questa roba qui. E vabbè, poi impazzisce. Adesso sta ridendo come una cretina, mica per altro. Allora. Esatto. Fa vedere la... che mi sto immaginando tanti piccoli nemi in giro. Ecco. Bellissimo. Ecco. Mamma mia, facci sentire la tua bella risata. E mi ci vuole qualche volta, perché per dire, vedi che spuntano fuori così da serie. Hai letto Lanterna Verde oggi? quanto specifico, perché lanterna? Perché lanterna? No, perché mi è venuta in mente Lanterna Verde perché lo devo leggere. Per quello. Plot twist. Cos'è che devi leggere di Lanterna? O perché uno dei miei preferiti, se la mettevi così era anche più intelligente. Come? No, potevo dire, perché potevi dire era no, era. Dico, potevi dire che siccome era uno dei miei preferiti, era meglio, no? Buongiorno, sì, popolo. Ah! Salve. Ah, è arrivata. Non è morta del tutto. Insomma, mi sono addormentata quando sono tornata. Ah, pensavo che adesso stavi ancora dormendo. E quindi? No, sono tornata verso le 11. Verso le 11 poi ho mangiato. Meno male, meno quello. Sì, è stato le 11 e mezza. Poi ho risposto ai messaggi visto che ne ho trovati troppi. E poi mi sono addormentata. Bravissima. Sul divano. I miei genitori non mi hanno detto niente, mi hanno lasciato beatamente sul divano. Giustamente, vestita. Stanca. No, perché magari vuole. Magari è puzzolente perché puzzo. Va bene. No, perché magari si era dimenticata di dormire e sta dormendo. Ma io sto dormendo. Ah, plot twist. Ma sarà è così. Ah, non farti problemi. Lei si dimentica tutto, della chat, di dormire, tutto. Sì, hai voglia. Mi piace solo questa cosa. Non diciamolo come se fosse una cosa normale, Un momento, aiuto, come si toglie? Come si toglie il volume, Dio Santus? Perché c'è la live aperta. C'ha la live aperta. C'ha la live come aperta. Si devi abbassare il volume. Ma toglilo da Twitch, video. Togli. Muta la live. Come faccio? Un attimo. C'è il player. Datemi tregua. Dov'è? Oh cacchio. Solo. Aiuto! La live aperta, sta facendo casino lei. Però non la sentiamo il ritorno. Sta facendo aiuto. Casino. Come si fa? C'è la cosa del cellulare io. Ma dal cellulare allora, c'è la cosa dell'audio, me. Come tutti. Esatto, o se no esatto, togli la multimedia. Togli l'audio proprio del tuo cellulare. Togli la multimedia aspetta, dell'audio. Aspetta, ho capito. Oh. Un attimo. Aspetta che dato vi devo recuperare la chat io se no. sì, appunto, perché dovevo finire di sì, di perché leggere. Lei stava pensando ai tanti NEM, va bene. Era quello il discorso, altro che... Oh, trovato. Oh. Forse ce l'ho fatta.
Alleluia. Basta chiudere l'audio del cell. Non ci vuole tanto. No, no, ma lo sai con chi stai parlando, vero? Sì, mi ricordo. Io queste ricordo. Cose non le so mica. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Passare l'audio del cellulare non sa fare. Comunque ti salutano tutti. Ti saluta Barro, ti saluta Luca. Buongiorno. Stato triste. Allora, al volo. Io l'unico tatuaggio che ho in mente ora è una croce con un ragno sopra e le ragnatele. Siccome da bambino ero molto religioso e poi ho perso la mia religione. Magari per voi è una cosa esagerata. No, è figo, perché no? Anche con la tua intelligenza è ovvio. Ah, esatto. Grazie Marro. Ma dopo diventa un casino il mondo, siamo troppo intelligenti. Lo stesso motivo che lei si immagina Kirby diversi. Beh, quello lo immaginiamo un po' tutti di Kirby diversi. Penso che ormai anche voi nei sogni ve li immaginate per quanto ne parliamo. Quindi va bene. È possibile che io non veda neanche la chat? Mi dice solo ti diamo il benvenuto alla chat room, non vedo il tubo. Perché adesso non stanno scrivendo. E non puoi vedere quella passata, perché è in diretta. Appena scriveranno... Adesso la vede e vi può salutare in diretta. Comunque Maro, aspetta, falla salutare alla chat. Vabbè. Buon salve a tutti. Perfetto. Lo fa. Così mi piace. Poi, lo comunque... sapete come sono il lunedì? È un po' per tutti, un po' per tutti. Comunque Maro diceva robe, dimmi. A parte gli scherzi, vorrei tatuarmi un Lar Freeze dietro la schiena, oppure il volto sempre dietro la schiena dell'immenso Kai. Mamma mia, però è un... cioè, magari fai una cosa più in piccolo, ma è figo, perché sarebbe un po' complesso farlo con quei dettagli, però è una bella idea. Approvo. Più che altro la grandezza sulla schiena è quella la cosa. E poi diventa un sacco grande, cioè io ho visto anche un mio amico che si è tatuato... un drago tutto su una schiena, tutto sulla schiena, e tipo è gigantesco, è enorme davvero. Sì. E non l'ha ancora finito. È da 3 anni che lo sto portando avanti, non l'ha ancora finito. Ma tu. lo sa vero che lui non potrebbe. Non potrà mai. Cioè, mai no, però, perché adesso magari sono più flessibili, ma se dovesse andare in Giappone non può andare alle terme con quella schiena. Perché non ti fanno entrare. Dipende, sai. E gli Yakuza come fanno, scusa? Non entrano, infatti. Ah, vabbè, ma i loro se la comprano, fanculo. No? Che ne so, Iris, tu conosci Willy, no? Che ha i tatuaggi, ne ha un po'. No. Ah, non è quello di... No, è un mio compagno di Aikido, che è un mio compagno di Aikido che è andato in Giappone, E ha dovuto coprirsi quei pochi tatuaggi che aveva per poter entrare, per dire, E a te piacciono i tatuaggi? Comunque, appunto, questo Willy è il fratello di una mia vecchia amica delle elementari medie, quindi figuraci. Caspita. Lo sarebbe anche tanto, però che io devo tatuare. Perché ti piace tanto, lo so, Marro. Potresti fare il volto con l'elmo. Sarebbe molto figo. Quindi vedere quanto è grande, tipo alto 1,40. Cosa? Luca, non ho capito. No, neanche io ho capito, in che senso? E cosa sta parlando? Vabbè, poi il problema dei tatuaggi sono i soldi, sempre quelli, sempre i soldi. Tu te ne fai altri poi? Hai voglia, solo che devo scegliere. Io ho la concezione che devo sceglierli molto bene i tatuaggi. Concordo. Cioè, ad esempio il mio. Scusa. No, di scusa, mi volevo dire solo. Esponici pure quello che avevi, così. Dialoghiamo, diciamo, era quello che volevo dire. Per dire il mio primo tatuaggio è stato, ho fatto un cuore con le due chiavi musicali di sol e di fa con dentro il pianoforte, perché so che comunque pianoforte è una passione che mi porterò per sempre, per dire. È una bella cosa. Quindi ci ho messo, cioè, non è che ci ho messo un po' per pensarci, solo che appunto se io penso a un tatuaggio devo dire deve avere un significato particolare per me, non deve essere solo estetico. Cioè questa è la mia concezione, poi ci sono gli altri che hanno la loro concezione comunque. Certo, ma è quello che stavamo dicendo appunto Iris prima, che probabilmente se ovviamente non è proibito da YouTube eccetera, nel caso ci facessimo qualcosa faremmo dei video esplicativi su quegli argomenti, proprio perché... sarebbe comunque una roba che può interessare, anche perché può essere correlata anche al mondo della cultura videoludica o dei fumetti.
come quelli che ho in mente io, perché almeno qualche simbolo di qualche personaggio lo vorrei fare, quindi potrebbe essere comunque interessante. Guarda, ci sto pensando anche io, perché cioè, io ho visto un sacco di tatuaggi, che ne so, non esattamente la testa di Sonic o Shadow, ma hanno messo solo i simboli che solo i logo. Fan conoscono, per dire, quelle cose lì. Ecco, esatto, i loghi, che il logo di Shadow non è molto conosciuto, infatti quando io porto, ho una medaglietta con quel simbolo e mi dico, ah, che bello, ma che cos'è? Persone che conoscevano Sonic, però non sapevano il simbolo. Vabbè, che ne so. Cos'era? La mezza cresta di profilo nera e rossa? Esatto, esatto, okay. Esatto. Allora mi ricordavo. Vedi, per quanto non sono un fan di tanto... Sonic, so cose. No, perché in realtà il simbolo non è il classico simbolo di Sonic, quindi per molti può sembrare soltanto un tatuaggio tribale, invece sì. È il simbolo di Shadow, per dire. Che comunque è bello, perché appunto sembra un po' una cosa tribale. Esatto, esatto, per quello volevo farlo. Leggete pure la chat, che ho visto che sono arrivati i messaggi, okay. Mi sono impegnato. Sì. Maro dice, e anche grazie a Caio se ho imparato tante cose ed ho visto tante cose con un pensiero diverso. Sì. Concordo, cioè nel senso è veramente un bel personaggio di Kenny il Guerriero, devo finire la saga perché appunto sono al 22° volume, però sì, è veramente un villain molto caratteristico, un personaggio della serie veramente veramente interessante, concordo, quindi se ti dovessi fare quello, Marro, cerca più che altro, sai cosa, perché magari da internet non lo puoi trovare, cerca di raffigurartelo più nella tua testa e farlo capire, anche solo in fase preparatoria, proprio per... dargli l'ottica migliore di quello che vorresti fare, perché immagino che sia anche complicato. Guardate come avete sì, sentito. Perché poi sarebbe meglio magari un disegno tipo sketch. Ecco. Che almeno tanto dettagliato, così ti consiglio una cosa simile. Perché sennò se lo fai proprio con tutte le ombre, poi alla fine col tempo può diventare un pastrocchio, perché comunque dipende anche dal tipo di pelle che hai. Se magari è una che assorbe tanto il colore o no. Perché se non l'assorbe poi il colore si spande e viene fuori una merda, quindi piuttosto infatti... di fare questo gioco luce e ombra, sì. Ma fatto a sketch, diciamo. Oh, mia poi bella... c'è Luca che dice, poi dipende dalla dimensione della schiena, se una persona è alta 1,40 ha una dimensione piccola della schiena, perché se esistono perché sì, esistono persone basse. Va bene, però sì, non è tanto quello il discorso, è comunque la grandezza della schiena. Comunque saluto Oh mio bella Madulina, benvenuto dello streaming, un bel nome. Oh mio bella. Ciao, benvenuto. Oh my gosh, mi piace un sacco. Dai, stupendo. Dai, voce, facci Ken. Che cosa dovrei fare? Il classico, Oh my gosh, Shindero. No, non c'ho voglia adesso. Palle. Questa viene qui per nulla. Viene qui per. Ci ruba le esatto. Views. Vuole le donazze. Esatto. E basta. Esatto. Maro, sì, ho visto. Sì, ho già trovato cose, diverse immagini del manga in bianco e nero. E poi c'è Luca che fa. Sì, il robotolino che non si avvia questo, però. Motorino che non parte. Ho visto, motorino che non parte. D'ora in poi non sarà più voce fuori campo, ma motorino che non parte. Va bene. Ah, mi seguono anche gli elicotteri. Mi seguono gli elicotteri. Scappo. No. Comunque, prendere degli elicotteri. Allora. Volevo dire a Maro. Infatti, il problema è questo: cioè, non è solo il bianco e nero. Appunto, dipende tutto. Perché se trovi solo bianco e nero è diverso. Come ti dicevo, appunto, dipende anche dal tuo tipo di pelle. Quindi Black io ti consiglio white. Piuttosto appunto di fare delle sfumature, esatto, cioè di fare proprio delle sfumature dove ci dovrebbero essere le ombre intense, così almeno cioè vai anche sul sicuro, secondo me viene bene, cioè sembra proprio un disegno appena fatto, come quelli che ho pubblicato io sostanzialmente, dovrebbe venire fuori così. Perché mi sta caricando? Non c'è la mappa e mi sta caricando il gioco, paura. No, non mi dire che lo devo riavviare perché non ha caricato. Perché no. Adesso si è bloccato. Most Wanted insieme ad Underground sono i più belli. Sì. La mia bella Madonnina dice Most Wanted... Ho appena letto. Most Wanted insieme alla Madonnina, scusa. Sono addormentato, ok? Va bene, però io dovrei avviare il gioco. Porca miseria, no. Si è bloccato. No. Oh cazzo. No. Spero che abbia salvato almeno il boss. Non devo rifare. No. Devo chiuderlo proprio dal processo. Non so per quale non l'avrà salvato, no. Ma sei cattivo allora? Cosa succede?
Ho bloccato tutto. No. Aspetta. Ok, mi sta ricaricando la barra perché si era proprio incantato tutto. E devo riavviarlo da capo, Ah. ragazzi. Mi spiace, ma si è proprio, non so, si è impallato lì perché a quanto pare non ha caricato la mappa. Non si sa perché. No. Poi c'è Luca che dice: signorina, con un amore per Shadow, con il libro alla voce, con il motorino inceppato fuori È tutto un insieme, è tutto un insieme. Hai vinto Ma tutto, devo sì, cambiare Luca, hai vinto veramente. tutto. Ma devo cambiare Ti veramente faccio il nome portare in un testa. camion di medaglie. No, no, non cambiarlo perché comunque non potresti. Perché devi Esatto. aspettare un Ah, non tot. potrei. Devi aspettare un tot che il canale è stato creato su Twitch e poi dopo puoi farlo. Non Ah, farlo, che non farlo. sbarba. Uffa. Che noia. E beh, sono contento, mio bello Madunina, che ci hai beccato proprio per lo streaming di Need for Speed. Spero comunque ti piaccia il gioco. Se poi vorrai lasciare un follow, eccetera, ben volentieri. Mi sto addormentando, Niente, ci si la vede, mia buonanotte. esatto. Va bene, buonanotte. Se poi vorrai Vabbè, ciao, passare, buonanotte. buonanotte, però se vorrai Notte comunque buona. mi fate parlare. No. Va bene. Basta che poi Vai, parla. non mi fa fare. Dove vorrei mettere un follow è meglio perché almeno ti arrivano le notifiche di quando vado live e questo comunque è una serie che sto portando esclusivamente la sera ed è arrivato il follow. Grazie. Esatto, è arrivato. Eh beh, giustamente perché Dovevi solo comunque. aspettare. No, perché è una cosa che non costa niente, soprattutto se ti piace un gioco che sto facendo come serie. È comunque comodo perché le notifiche e poi comunque lo sto facendo alla sera a questi orari. Quindi comunque se gli interessa il gioco potrà ribeccarlo a questo orario. Perché al pomeriggio faccio altro. Aiuto, aiuto, mi sto ingarbugliando con i fili. Chi Quanto sta? casino. Ecco. Chi messaggia? Chi fa? Invasori? Ah sì, perché è arrivato il nuovo. Ok. Sì, è arrivato anche a me. Io c'è il follow su Discord. Eccolo, finalmente East l'alert. corridor. East corridor. Che succede? Niente, stavo East recitando. corridor. Quanto tardi però l'alert deve partire? Allerta, A vedere, allora. me ne parli. No, è partito, è partito, è partito. Mi è arrivato nelle orecchie adesso, dopo tipo 3 minuti. Eccolo qua. L'ho trovato. Non si è. Fare Vato, 6 minuti di fuga. vato. Aspetta Maro, che continua. Marco. Niente, niente, ti supero, ormai Voce ha preso parte del canale in maniera completa, fa tutto lei. Adesso gioca anche lei. Sì, ma basta, No, io fa tutto quando lei. arriva lei basta, io sto zitta. No, ma anch'io, cioè, fa No, tutto lei. parla, parla, parla. Boh, mi è arrivato così No, no, all'improvviso. no, adesso fai tutto tu. Adesso No, intrattieni che tu. No, palle. no, no, adesso fai tu. Uffa. Adesso lo Mi leggi. sto addormentando. Guarda te. Vabbè. Dai. Marro, poi lungo tutto il braccio mi tatuerò questa scritta. Il re di Hokuto non ha bisogno di nessuno neanche per morire. Comunque dalla Però serie. la voglio. Allora, dopo sai cosa? Esatto. Ti fai le finte 7 stelle di Hokuto sul corpo. Fai direttamente quello. Sì. Fai finta che c'hai Ma dei fa 7 male. buchi. Ma l'ho detto per Oh no. finta. Fa male comunque. Va Capito? bene. A te ti ha fatto male il tatuaggio, che non è di meno grande il tuo. Comunque tendo a dire una cosa. C'è un collega di mio fratello che ha tatuato sul pettorale sinistro le stelle di Hokuto, appunto. Ecco, appunto, vedi? Wow. Mio padre ha Geniale. un coniglio motociclista. Il suo primo tatuaggio è stato un coniglio motociclista. Vorrei sapere per cosa. Che senso ha? Non lo so. Era il suo Oddio. primo tatuaggio stupido, quello di mio papà. Stupido perché gli altri sono meglio? Cioè hanno un Sì, senso o. Ah, ok. assolutamente. Allora solo quello è Sì, hanno un stupido. senso. Sì, solo quello è stupido. Il resto sono tutti decenti. Che ne so, ad esempio, ho scritto il mio nome su un braccio e il nome di mia madre sull'altro. C'ha scritto voce fuori Attorno al braccio. campo. Ma sì, esatto. Ha scritto proprio voce fuori campo su un braccio. Magari, immaginando suo padre con scritto proprio voce fuori campo. Ma sei fatto? Questa è mia Ok, figlia, come si basta. chiama? È voce fuori campo. Voce fuori campo. Ecco, appunto. Vabbè, ad esempio il mio ha messo appunto il mio nome e poi attorno al mio nome ha messo
la testa di un no, la maschera Oni, una maschera Oni e quel e il profilo di un samurai. Che bello. Visto che faccio Aikido, queste cose qua. Quello piace anche a me. È una figata. Infatti io vorrei farmi il samurai di Takikino, che rappresenta Vagabond, ovvero il Musashi Miyamoto. Mi piacerebbe farmi quello. Perché mi piace proprio lo stile di Takikino, che è uno dei miei manga preferiti, e rappresenta la cultura del samurai. Dato che è il creatore del libro di Cinque Anelli, insomma. Ecco, a maggior ragione dovresti venire a fare Aikido, visto che è la mia arte marziale. La mia arte marziale è per quello, cioè le cinture nere, senza farlo apposta, quando prendi una cintura nera, hai i pantaloni tradizionali, l'akama. Metti l'akama. E a me piacerebbe, quindi... a me piacerebbe tanto. Il problema è che in base ho capito che i tuoi orari sono un po' sballati per quello che dovrei fare io. Penso. Sì, perché comunque lunedì e giovedì sono dalle 9 alle 10 e mezza. No, 10 e mezza, 11, dipende. Però sì, è un po' tardive, effettivamente. Sì. Perché magari anche se torno dal lavoro, poi c'è la live, comunque... Cioè potrei... nel pomeriggio, nella sera. A me piacerebbe farle le attivazioni, però proprio non ho il tempo. Signorina, sì. Vabbè, quello lì non lo leggo tutto. No, allora... Perché è troppo infatti lungo. Stavo cercando di leggerlo. È troppo lungo, dovrei leggere. Io lo sto più guardando la chat, cosa stanno dicendo, scusate. Dai, leggi Iris. Tuo turno. No, è troppo lunga. No, leggi quello di Mario. Allora, aspetta. Devo provarci. Signorina, con un amore per Shadow, con il livido alla voce, con il motorino intrappato fuori campo. Yeah, ce l'ho fatta. Va bene. Solo questo ho detto, comunque... quello di prima. Praticamente ha detto la stessa medesima cosa, solo se puoi fare la voce di Stitch. Oddio. Davvero? Devo farla. Se proprio vuoi. Adesso. Preparati. Aspetta, c'ho la gola. Allora, innanzitutto sono sdraiata, quindi mi dovrei alzare. Così, si rompe. Muore il diaframma. Un attimo. No, aspetta, allora dagli tempo un attimo e leggi Maru e Koki. Tanto lei si prepara. Ok, allora aspetta. Esatto. Maro ha scritto, ma il miglior tatuaggio sarà il viso di Nem con il cappellino di Kirby e la spadina in parti segrete che solo lui conosce. La cosa mi disturba, però, onestamente. Allora, già che c'è Kirby di mezzo, squillo e faccio... però il resto no. Quindi non so. Poi, appunto, Cockhead fa, certo che pensare a Nem mentre si è sotto la doccia causa uno strano effetto. Allora, secondo me ti lavi meglio, perché hai più superficie. Perché è più superficie. L'allestramento adesso ho un problema, però. No, ho un problema perché siccome sto usando le cuffie, quindi l'effetto non sarà lo stesso del microfono uso per registrare. Pensavo che ti fossi fatta male anche tu la caviglia, sennò veramente vi rinchiudevo in un ospedale tutti allora... e due. Allora... Allora, lascia stare l'Aeros. Fatto la banda, ma stavo già. Va bene. Parla alieno. Grazie. Ohana, però queste prestazioni. Allora, io lo voglio dire, queste prestazioni si pagano. Quindi ho una sub e una donazione, ve la dovete al canale. Quindi almeno quello sarebbe gradito. Solo perché ha fatto stuzz. Questo era un sardo. era Jack. Era Jack che parlava. Anna. Basta, non riesco a farla. Questa è la morte. È morto. Io sto morendo letteralmente, raga. Non riesco più a fare niente. Eh sì, che c'è voce fuori campo. Comunque. Sì. Esatto. Cosa? Anche Maro punto più. In realtà più che la morte meglio, strofini meglio. Eh sì. Allora. Chi è che sembra... No, non ho capito un tubo, giuro, dove sto leggendo? Ah, questo. Mo Kibi, mo Paua! Cosa? Sono bravo, hai visto? E cosa hai fatto? È praticamente il titolo di Kirby Mass Attack,
che appunto nello sfondo del desktop c'è scritto More Kirby, More Power. More Kirby, More Power! E adesso faccio questo. Hi! More Kirby, More Power! Ero Kirby o no, dai? Eh sì. Oddio. Gliel'ho dato io il nome di voce. Perché siccome era bomba della Vitica Live, che purtroppo non esiste più, lei infame. Non è colpa mia, non è colpa mia. Lei era fuori campo, perché giustamente non bisogna sapere la sua identità in tutti gli aspetti. E quindi l'ho chiamata voce fuori campo, perché effettivamente era tipo un narratore esterno, era fuori, non si quadrava, non si sapeva niente. E allora ho iniziato a parlare così e è diventato un bebè, poi ha iniziato a scriversi su Twitch perché voleva capire come funzionava Twitch, la stiamo portando in live, eccetera, eccetera. Io l'ho detto io il nome. Esatto, c'è qualcosa che non va, era meglio non quel ecco. No, allora se tranquilla, se lo fa quando vede cose belle si stringe tutto. Quando vedo cose belle, mamma mia Kirby sempre dà si stringe tutto, fa così. Adesso continuo tutta la sera. Hi. Allora perché però poi me lo flippi e ti continuo a fare tutta allora, la sera. Io poi ti dico non dormo, non dormo, è un casino. Se io devo pensare come a Kirby, non dormi? Se devo pensare a Kirby non dormo, è un casino. Esatto. Hi. Allora. Perché sai cosa? Lei lo fa così e vabbè, è il suo verso clap. Ma io in realtà me lo sto immaginando tipo che mangia, che sta facendo tipo sport. Io me lo sto immaginando in varie scenette della mia testa. E quindi squillo per quello. Non solo per il verso, perché ormai lo so, sta giocando in quel senso, ok. Ma io me lo sto immaginando che fa robe. Te lo sto immaginando a fare le sue peripezie, a giocare con i suoi amici. E sono contento così. Anche Marro sta avendo la mia stessa reazione, solo che non potete sentire il mitico squillo perché giustamente a fare allora perché ci sono fan in chat di Kirby, è tutto merito mio, Kirby, dove sei? Perché dov'è il produttore che mi devi i soldi per lo spam? Comunque non ti preoccupare, anche io faccio così con Final Fantasy Watch, quindi tranquillo. Marro, non è per Kirby, dillo che è per Kirby, Marro, non ti vergognare. Che anche per quanto è una palletta Kirby, rosa, è per Kirby. Per quanto è una palletta rosa, è il migliore eroe che Dreamland abbia mai avuto. Esatto. Io bello su Dreamland, sì. Minchia, dammi la stella che vado su Popstar. E mi abbandoni qua così. Vabbè, dai, vieni anche tu. Lasciamo voce, però. Yeah. E va nel mondo di Sonic a fare i ricci. Aspettate, non ho sentito le ultime due cose. Mi sono staccata la palla. Ti stavamo mandando a correre con i ricci. Sì, esatto. Calo, pazzo, calo, pazzo. Giglipuff. Rotto il cazzo. Tu perché siamo passati ai Pokémon? Scusa. Siamo passati ai Pokémon. Non lo so, così a caso. Allora, aspetta un attimo che qua diventa una cosa complicata. È perché in doccia sta pensando a Nem, Marro, lo so. Ma anch'io vi penso quando sono in doccia. È quella la cosa. Oh mamma, messaggio lungo da Luca, chi lo lesse? Vai Ares, tu su. Perché lei sta dormendo, mica peraltro. Allora faccio io. Nem, girati verso destra. Vedrai un Kirby che ti indica di guardare verso destra. E poi ti vedrai un altro Kirby che ti indica di guardare verso destra. E poi troverai un altro Kirby che ti dirà. Un altro Kirby davanti allo schermo che ti dice che hai girato il collo di 360 gradi. Allora. Se dovessi diventare l'esorcista per vedere Kirby, mi va bene. E mentre giro la testa faccio. Quindi va bene. Oh mio Dio, io l'ho visto qualche ogni visto volta che mi sembra 3 giorni fa l'esorcista, l'ho rivisto. Tutto quello completo. Non lo guardo da un bel po'. Però se ci fosse Kirby a indicare un altro Kirby che indica un altro Kirby, io a me viene un infarto, è diversa la cosa, cioè non esatto. Non ce la faccio. troppi. Sarebbe un infinito.
It's a me, Luigi. Mario. Cosa c'entra Luigi? È perché Luigi è l'altro che mi piace. Mica Mario, mi piace Luigi. Luigi. Era la risposta che volevo. Sì. Un'orgia di Kirby. Poi cochi un'orgia di Kirby. Ma io lo immagino in tutte le altre... Ma in realtà un'altra cosa che mi fa fare... è Samus, perché vabbè, Samus è tanta roba. E i Boo. I fantasmi di Mario. Che si nascondono. I fantasmi di Mario, che sono timidi e quando li guardi si emozionano. Oh, ma sai quante bestemmie con le dance, mamma. Quando andavi della casa. No, aspetta, a cosa sono ispirati? Alla moglie scorbutica del creatore, appunto. Shigeru Miyamoto. Ma sì. Esatto. Sì? Che praticamente no. Quando, cioè, quando non c'è, comunque, quando non la guarda è tutta agitata, poi appena si gira si copre. No, non ci credo. Non lo sapevo. No. No, veramente, per me, io veramente mi incazzavo con quei fantasmi, con l'Advance, non riuscivo mai ad andare avanti per coprire quei fantasmi di me. Perché c'era la casa dei Boo. Mamma mia, sì. No, cioè, mi mettevano ansia. Più andavo, più quelli si avvicinavano sempre più velocemente. Ho perso. Mannaggia, mi catturano. Catturalo. Ho perso. Poi, aspetta. Maro che fa? Nem con la linguetta alla Fantozzi. No, questa è un'altra roba. Ti ci vedo. Esatto. Poi Luca dopo la strada di firmi sto zitto per quello che ho pensato. Ecco, vedo che hai capito, Luca. Grazie. Ragazzi, parliamo tutti come Fantozzi. Dai! Forza! Questo è un anziano con l'asma. Dai! Sì, esatto. Dai! Ok. Non ci riesco a farla, ti vedo. Va bene, è difficile. Molto. Cioè, vabbè, figurati una. Visto che purtroppo sono una donzella, a quanto pare. Ah, l'ha detto. Oh, forse Maria. Sono una donzella. Ti amo. Oh, Maria. Ok, basta. Questa live è diventata un delirio. Probabilmente la cancelleremo anche questa. Ma perché? No, era per modo di dire. No, allora, ascolta, già che Luca mi parte con O Maria, è normale che mi viene quella canzone in mente. Oh, Maria. Ecco, l'ho visto. Ecco. Poi aspetta, fai catturare apposta per stare non puoi perdere, semmai ti fai catturare apposta per stare nelle stavo leggendo io. Carcere. Allora. Scusa, non t'ho sentito, scusa. Io sono qui a non fare niente. Va bene? No, sto scherzando. Tu giochi. Va bene, fate voi. Dai, leggilo allora, tu, allora, dai. Metto qua nell'angolo. Dai, leggilo tu. No. Non so mai fare l'angolo. Leggila. E poi c'è un Lu che fa... Ma è questo. No. Era quello. Diventate un meme. Lo volete come sono delle donazioni, anche se non vi arrivano le donazioni? Me lo registro, lo metto, posso farlo. Sì, fallo. Ma tanto non arrivo. Lo metto oh, no. 5... ti dona lei. Mi doni tu, va bene. Lo metto ai 5 euro però. Perché per gli altri ce l'ho già. Perché per 2, per 3 ho già dei suoni personalizzati. Anche per 4. Dovrei metterlo per 5. Per 5 euro metto. Oggi Nem non legge. Come non leggo? No, non posso. Fanno loro. Sono proprietario del canale. Io mi sono messo nell'angolino a piangere, quindi fate quello che volete. Io sono già nell'angolo del mio divano, quindi... E mi hanno preso un'altra volta. Niente, stasera non ho le mani. No, perché non ho il... Mi è arrivata la sub di Cockid. Cockid non ha il giardino e si è subato col Twitch Prime. Ma come? Si è subato. Aspetta, silenzio. Vai, Nem. Grazie mille Cocchi della sub, davvero non ce n'era bisogno. Grazie mille. Ti arriverà poi il sommozzatore in privato e poi potrai avere la moto del lunga vita all'oranza, però avrai il contenuto per i sub, ovvero la canzone N e M. Grazie ancora Cocchi, spero che comunque che ce la meritiamo, insomma. Grazie, davvero grazie, non me l'aspettavo. Ho avuto la suoneria in diretta sulla sub, meglio di così. Eh beh sì,
In più c'era il kill. Perché non ho... E poi c'è anche la gif con Zoidberg e Gesù. E poi il suono è... Allora, il messaggio è benvenuto su Nemtopia, perché appunto è il... Oh, perché giustamente il pianeta, insomma, sei abbordato a Nemtopia perché appunto sei un sub, fai parte della cerchia ristretta degli Nemveniani, sei un VIP. E poi appunto l'alert è... ma perché io non ho il giardino preso da uno degli spettacoli di Aldo Giovanni e Giacomo. Quindi Cocchi non è il giardino, ma sei comunque su Nemtopia e hai lunga vita all'oranza. E ti manderemo poi la canzone in privato, anzi, fammi fare. Tra l'altro, Cockid, tu sei su Discord? Facciamo così, perché sennò non so come mandartela. Perché te la devo mandare io in privato, non... devo mandartela file to file. Sono contento, sono contento. Poi c'è Luca con mamma mia! E poi così, Quanto? Ma io sono contento se subate, eccetera, perché... Grande ci fate... Discord. E purtroppo Discord non c'è il comando perché lo trovate nelle info. No, perché c'è nelle info. C'è nelle info del canale, c'è il bannerino con Discord. Ma sempre se cocchi dall'account Discord, sennò è un po' un problema. Perché è l'unico modo con cui vi posso mandare le cose, quello. Grazie comunque ancora da sub. Se mai mi scrivi in chat private ti mando il Discord da lì. Ma no, basta che vai sotto del banner. Se tu sei da PC c'è il banner con tutti i social, compreso il server Discord che ho creato io per tutti. Tu vieni lì, una volta che sei entrato ti do ovviamente il permesso di sub e ti mando in privato, perché te lo mando in chat privata proprio il file, perché non è trovabile da nessuna parte. Quindi anche se mi scrivi in chat è unica. Se vuoi il numero mi mandi cose privatamente, Marro, lo faccio già con te. Perché è l'unica, allora. È l'unico modo, perché è proprio un file per quello, quindi comunque dovresti entrare su Discord. Tanto lo trovi nelle info. Trovi nelle info e ci entri. Se no c'è il bot che di tanto in tanto lo spamma. Dovrei farlo il comando Discord, effettivamente. In realtà dovrei fare anche il comando Iris. Più comodo, eh beh, sì. Yeah! C'è anche il mio comando, sì. Eh sì. Lo creiamo. Il comando nuovi diavoli! Ah! Scusate. Oddio, comando nuovi diavoli! Il comando... Cioè, dai. Che poi in realtà il... L'originale era tipo questo. Kid Next Door. Aspetta, facciamo così. Quello KND, non comando nuovi diavoli, però vabbè. Facciamo così. Datemi un attimo. Facciamo così. Posso dire una cosa comunque? Io ecco. Mi sto ancora ricordando la storia che ha inventato Tenem. Su Final Fantasy X. Vabbè, l'abbiamo ricordata anche l'altra volta, quando abbiamo giocato un pochettino. Me la ricordo ancora adesso. Kid, Chasi su Discord... Che gli diamo i permessi fichi e soprattutto ti mando poi la song e te la puoi sentire tutte le volte che vuoi. Anzi, se ovviamente la puoi sentire il prima possibile, me lo dici, così mi dici, mi fai una review, mi dici se ti piace. Palle, oh. Mica oggi non ho le mani per guidare, sono un po' stanco. Porca miseria, ho preso anche le stesse chiudate. Anche trovato. Ma il comando Luca e non è il comando Iris. Sai diglielo, perché? Luca, diglielo. Perché lei, siccome anche adesso sta usando poco Instagram, non usa poco. Non ha il comando Marrogar. Non so cosa mettere per te, Marro, quel problema. Perché per lei è comunque un po' un problema mettere il comando per spammare Instagram. Fatto tutto, ma non devi inviarmi niente. Ma come non devo mandarti niente? Ma stai scherzando? No. Te la devi mandare, no, Cockit, te lo devo mandare il primo di sub. Cioè, l'ho fatta anche in diretta apposta. Cosa non ti devo mandare niente? Te lo sto mandando adesso. Ma come non ti devo mandare niente? Porca miseria, il primo di sub. Come cazzo non te lo mando? Te lo prendo, te la ciucci tutta. Aspetta, che devo fare da qua. Così. E la scolti. Maro, è Instacrank. Devo farmelo. Instagram. No, non è crank, è cancr. È Instacrank, non è bello, perché io posto le robe belle, potete vedere la mia collezione, anche se non siete piuttosto... Oh, io vi dico così, ovviamente se voi non siete grandi fan... Ah no, non... Porca miseria. Aspetta, Non so se ce l'ho nell'altro hard disk. Perché adesso ho l'hard disk staccato. Hard disk staccato. Lo ascolto un attimo.
spiegare faccio collidere i tuoi modi. Ora ti ingrasso per andare a usarne. Secondo stagione. Oh l'amico come N. E tu le mani. Ok, te la mando. No. 1, 2, 3, 4 We are. Ok, fatto. È stato work. Fatto. Mandata. No, te la devo mandare Kokid perché è il primo di Sabe. L'ho anche mixato in diretta proprio perché è il primo di Sabe. È un contenuto che vi posso dare. Vi ricordo che appunto è un contenuto esclusivo, quindi non esiste su YouTube né niente. E quindi è una cosa bella. Se l'ascolti poi dimmi se ti piace e tutto il resto. Va bene la versione in PC in Instagram, fa un po' caccare. Meglio vendo sul cellulare. Esatto. Perché hai poco per i tag, hai poco per mettere il mi piace, di commentare, non puoi taggare le persone nei commenti. Ma ripeto, comunque, la cosa che volevo dire per Instagram, se volete, voi fate pure scomatevo Instagram, cioè vi dà il mio profilo, no? Se voi non avete sbatti di crearlo, di mettere mi piace perché bisogna avere l'account, di commentare, almeno vi salvate il link del mio profilo e vi guardate giusto le immagini e poi ne parliamo in diretta in live. Cioè non c'è bisogno per forza che vi iscrivete se volete vedere le mie collezioni, volete vedere cosa posto perché vi interesso io. Voi vi tenete nei preferiti la pagina, di tanto in tanto vi guardate le foto e basta, non c'è bisogno di iscrivervi per forza, non è importantissimo, usatelo comunque piuttosto, perché comunque è interessante. E poi noi parliamo in live delle cose. Allora più silenzio e l'ascolto, e ovviamente la spammo su YouTube e ci faccio il big money, certo, perché sarei il primo rapper server italiano. Cioè, vi rendete conto che sono il primo che ha fatto una canzone rap, che la dà come primo per i sub e l'ha anche mixata in diretta e c'è pure un video ricaricato del making of sul canale YouTube. Sono il primo in Italia a fare questo, perché non c'è nessun altro che fa questo genere musicale su Twitch che l'abbia proposto su YouTube. Quindi comunque è una cosa inedita, insomma, per voi. Aiuto. Luca, comunque signore e signore nemeriani, io vado a nanna che domani è una giornata di scuola fino alle 16.30 che voglio. E poi mi tocca lavorare al mio hobby. Ciao YouTube. Bravo Luca, ti auguriamo tanta buonanotte. E ci sentiamo domani. Grazie di essere passato e della presenza e del divertimento. Spero tu ti sia divertito. Buonanotte, a domani. Buonanotte. Che bello, Kokid, adesso c'ho pure la stellina. Sono emozionato. Sì. Bello quando la gente suba. Speriamo di arrivare ai $100 per riscattarli. Perché comunque vi diciamo che noi non riscattiamo questi soldi. Non arrivano in tasca a noi. Quindi bisognerebbe comunque arrivare all'ammontare di 100. Ciao Luca, ciao. Buonanotte. Ciao Luca. Tanto anche noi non è che duriamo ancora tantissimo. Aiuto. Sì, ancora. Perché io stavo per dire che sto veramente per collassare. Devo anche docciarmi, puzzo. Allora vai, non ti preoccupare. Tanto noi ancora 10 minuti vai, ce tranquillo. Facciamo. Cioè, dovevo farlo prima, solo che poi mi sono addormentato. Vai tranquilla, lo sappiamo che sei stanca. Poi hai perso la voglia. Tanto facciamo ancora 10 minuti. Ma il bello è che... Ma il bello è che l'avevo scritto un attimo a Eres dicendo mangio, mi doccio e poi arrivo in live. E poi alla fine sono presentato. Brava a scrivere a lei, non bene, brava. E tanto è Eres che decide, non io, vero? Sì, certo. Ah, ok. Ha ragione. No, era perché la prima chat che mi è venuta fuori era quella di Eres, per quella la prima. Ma detto, sì. Ok, vabbè, comunque anche dalla chat ti intimano di andare perché sentono il tuo odore, quindi non va bene. Ecco, so di uomo, visto che tutte le persone con cui ho praticato oggi erano tutti uomini. E non è una cosa bella da dire così, lo sai? Cioè, esatto, è particolare. Il sudore nastro. È un po' particolare. Vada, non si preoccupi. Quello okay, di testosterone proprio pesante. Sì, esatto. Dai, vado perché sennò faccio si fa tardi qua, non posso più far dolce. Va bene. Ritorno dopo se siete ancora là. Ciao. Ciao. Bye. Sappi come si esce. Tanto facciamo 10 minuti ancora, quindi. Come sicuramente si chiuderemo. Qui, ecco il tastino. Sì, ok. Capito, va bene. Che bravo. Ciao, voce. Ciao.
E ne ha ognuno i suoi hobby. Ma no, infatti Barro non dico niente, cioè ci mancherebbe, con ognuno i suoi hobby. Però sì, insomma, sì, disegnare donine nude, insomma, fate voi. Cioè, più che altro... Io disegno tutto. Ma, no, ma il discorso è che se disegnano donine nude vanno contro se stessi, perché dopo non le possono avere, quindi a che pro farlo? Cioè, capito, no? E su questo hai ragione. Perché dopo comunque ti viene la tensione, no? E bisogna scaricarlo in quel modo e non va bene. Va bene, ho detto troppo. Esatto. Dopo di questa. Sei contento della sub, Cokid, per questo canale, con questi discorsi? Marro, non volevo dirlo. Cioè, va bene, adesso lui diretto. Esiste un sito. Ho capito, fai le cose, però era più bello, cioè, è peggio se comunque ti metti a disegnarla, no? Questo ti voglio dire. Perché è ancora peggio. Più triste. Eh sì, ti pensi troppo. Ovviamente... Appunto non puoi avere una donna, ti ci sei, giusto? No, io almeno prima della live, proprio dalla fine della live, voglio sentire in diretta Cokid cosa dice del primo dei sub. Così posso andare a dormire tranquillo. Sì, perché sennò poi mi stai in ansia tutta la sera. Sì, sono in ansia poi, perché ci tengo molto ai pareri delle persone anche quando faccio le live. Non dovrei, perché effettivamente posso essere un po' opprimente e fastidioso nel chiedere il feedback, eccetera. Devo farla e basta. Però sono molto insicuro su ste robe, quindi se qualcuno mi dice fai bene quello, fai bene quell'altro, o comunque fai male, migliora qui, lo trovo più istruttivo. Tanto è bellissima lo stesso. Adesso. Vediamo cosa dice, sì. Magari dice che li fa caccare. Li fa caccare e chiudo la live e piango. Vado via subito. Cancello il canale, così la sua sub è inutile. No, non è vero. Ma no! Ho usato il Prime per noi, quindi sono contento. Grazie, tanti cuoricini. Eh sì. Vediamo se riusciamo a guadagnare l'auto. Complimento, tu me l'hai minimizzato. No, è che lo sai come sono fatto. Cioè, io quando magari me la risento, o magari sto producendo la canzone, dico è figa, mi piace perché ho fatto una cosa tecnicamente buona. Però il parere della gente è diverso, perché il gusto loro non posso toccarlo. Però quando magari la faccio, certo, dico, oh cazzo, l'ho fatta bene sta parte, ci lavoro, dico è figa, però sta a loro, quello sempre, non dipende da me. A me piace comunque, sono contento. La persona esterna mi piace. La vorrei fare ancora meglio dopo, perché sì, vorrei registrarlo un'altra volta. T'hai e vorrei risposto. Farlo. Grazie, adesso mi emoziono, però faccio... Ho pensato a Kirby in realtà, ho pensato a Samus con Kirby. Cioè, Samus e Luigi che giocano con Kirby tipo pallavolo. Oddio. Sono contento. Quello davvero prendere e fai... Grazie. Grazie, sono contento. Detto io. Ma se quello è il discorso, è che poi vorrei fare... Allora, è che dopo io vorrei fare live. Quando ho l'ufficio, io vorrei fare delle live musicali dove produco i miei stessi pezzi alla domenica pomeriggio. Giusto per fare una live di tipo diverso, o dove Ari si disegna e parliamo di robe. Mi piacerebbe fare proprio delle live molto artistiche, che sono sui disegni, sulla musica. Quindi sto lì, faccio musica e faccio il pezzo in diretta. Quello mi piacerebbe, anche per quello dico che voglio registrarla ancora meglio, perché so di poterla fare meglio, non tanto per la voce e tutto, ma a livello di qualità d'audio. Perché avendo l'insonorizzazione sono sicuro che rende meglio. Mi concentro di più su uno spazio personale. Così magari a casa, quando sono da solo, sembra che devo fare di fretta, non mi piace. Sì, la mettevo qui dentro. Adesso non la metto più perché so... Adesso, vabbè, tu non l'hai notato perché sei arrivato dopo. Adesso ci sono dei coming soon specializzati. Marro può confermare perché, essendo modo comunque... O comunque gli piace la live, viene qua dall'inizio. Quindi faccio dei coming soon specializzati per gioco. Sì, mi sono sbattuto, ma non vi preoccupate, lo faccio con piacere. E faccio dei coming soon proprio dedicati ai giochi di guida, ad Overwatch, a Paladins, a Smite, a League of Legends e così via. Cioè faccio dei coming soon con delle clip video dedicati a quello, mettendo della musica io dal PC. Che però non è la mia musica, è canzoni. Sì. Volevo mettere di tanto in tanto in live e piace anche a me. Sì, Marro, è quella lì.
NEM, ragazzi. La cheat che facciamo con il punto esclamativo NEM. Il comando è basato su quella canzone. Sempre mia, ovviamente. Eh sì, è quella. Sì, è quella. Eh sì. E non sono il solito a sentire questo genere, ma ti resti... vincerà, credi me, NEM. È perché mi è partito in testa. Eh sì, è quella. È proprio quella. Ma ti resti in testa molto orecchiabile, grazie. Ho lavorato parecchio sul ritornello, perché la seconda parte è quella dove canticchio, tra virgolette, perché in realtà mi devo allenare di più sul canto, perché ho capito che posso farlo, perché sembra che ho una buona voce. Nel senso, il microfono mi aiuta parecchio a riascoltarmi. È stato abbastanza improvvisato, ci ho lavorato un po' al momento, ho detto, ma senti, il ritornello è fatto così nella prima parte, ma se tipo la seconda la faccio tipo spezzettata, più soul, più cantata, e mi è venuta improvvisata e l'ho fatta. E poi l'ho rifatta doppiata, sotto con una parte audio in più poi. A me hanno contattato come doppiatore, serio? Anch'io voglio essere contattato come doppiatore. Dove? Sì, per sapere che, vabbè, grazie a voce conosco un po' di posti. Ma vabbè, perché tutte le persone possono essere contattate per i lavori e io no? Io cos'ho di meno? Mi sbatto abbastanza, uffa. Perché a me non mi vogliono, Ares? Aiutami. Pronto. Allo? Pronto. Allo? Allo? Ci sei? Sono ok, qui. Ci sono. Porca miseria, ah no, non come lavoro, come video sul tubo. A me non mi propongono mai nulla, sono triste. Non mi propongono neanche i lavori, non mi chiamano per il lavoro che mi devono, guarda te, che palle. E io? Lasciamo stare. Uffa, vado a prendere l'arnica. L'arnica. Come lasciamo stare, non ti dico niente. Carte, come, ma alla fine non le... No, dico... Piuttosto Alessandra che doveva dire le carte, le facciamo, non ha fatto niente, quindi. No, io ti giuro, cioè io non so ancora niente, ho provato a chiamare ancora oggi e non so ancora nulla. Ah, bene, quindi proprio preso in giro Ez, vabbè. Vedremo poi. Io ci voglio parlare comunque, vabbè, poi vabbè, ne parleremo noi. Eh sì. Non voglio stare qua a parlare in live comunque. Sì, ma perché non avrebbe senso. Perché abbiamo già detto purtroppo da troppo tempo che appunto devo avere questo lavoro, non lo sto ottenendo, continuo a dire l'ufficio e non lo stiamo avendo. Cioè mi sembro tanto uno che promette e non fa nulla, e a me non piace sta roba qui. Sento un po' un fanfarone. No, appunto, guarda, le cose cioè si stanno allungando, ma non lo sai tu. Sì. E in generale i tempi che tipo si allungano 50.000 cose perché le persone hanno voglia di fare il proprio lavoro. Quindi... Sì. È solo questo, cioè l'ho sempre detto anche in generale anch'io. No, infatti, Marro, ci sono anche i Disturbed, infatti c'è Decadence dell'album 10,000 Fist, cioè c'è musica bella, sì. Con gli Static X c'è i Disturbed. Eh sì. Quando vuoi leggere la chat? No. Sì, infatti sono qua, stavo leggendo. Ok, la devi leggere anche per me, chiaramente, perché sennò non so dire. Okay. Allora, Cuffkid fa, ma no, ma stai tranquillo, non è per colpa tua o vostra, sono cose esterne. Eh sì, appunto per questo, cioè sono cose esterne, però, cioè, però non va bene. Giusto questa cosa. Esatto. No, no, vabbè. Soprattutto per l'ufficio, perché comunque, ripeto, hai un bilocale che lei sta comunque comprando e ha già pagato fior fior di soldi e non li sta arrivando, non va bene. E abbiamo avuto già questo problema l'anno scorso. Noi abbiamo passato a Capodanno, lo possiamo dire? Sì. Noi abbiamo passato a Capodanno l'anno scorso? Sì. Abbiamo passato a Capodanno in una casa, che era quella che dovevamo, tra virgolette, prendere. Non avevano ancora nemmeno allacciato il riscaldamento. C'erano 5 gradi in casa, eravamo con il giubbotto sotto le coperte, obbligati a guardare il countdown per il Capodanno, e poi con i due cani che erano quelli a cui badavamo. E mi manca un po' Lady, sinceramente. Chissà se si ricorderà di me. Avevo creato un bel rapporto con quel cane, così dal nulla avevo creato questo bellissimo rapporto con una cagnolina Lady, una pitbull veramente molto dolce, sì. Abbastanza vivace, però con me ha capito e avevamo creato veramente un bel rapporto. E abbiamo passato il Capodanno così.
abbiamo passato il capodanno con il countdown, cos'è, di Canale 5 Italia 1, sotto le coperte, sì, con il freddo. Cioè, parlavamo e c'erano le nuvole di fumo dal freddo. L'abbiamo passato così tristemente, cioè... E vabbè, abbiamo fatto le nostre promesse, abbiamo fatto le nostre i nostri propositi, li abbiamo bene o male decisi sempre insieme, perché arrivati a quel punto volevamo fare qualcosa di nuovo e di impegnarci. E poi alla fine c'era... E qua però ci stiamo impegnando. E qua ci stiamo impegnando sicuramente per Twitch. Io stesso, dopo la pausa, sono ritornato più carico di prima e spero che si senta. E appunto spero che appunto volete supportare. E grazie del sì così di colpo, eh. E poi tipo alla fine, dopo, poco prima che io andassi a casa, perché ho dovuto chiamare un taxi perché erano tipo 1:30, stavamo guardando Batman vs Superman. E devo dire che l'inizio non era neanche male. Siamo rimasti lì a tipo 20-30 minuti dall'inizio. E non era male. Cioè, proprio interessante Batman vs Superman. Perché c'era quello, davano quello alla sera di Capodanno, non si sa perché. C'era Fantozzi, l'abbiamo guardato fino a che l'abbiamo fatto a mezzanotte. Comunque lo davano. Dimmi. Ed era bellissimo. Eh sì, non era male, allora. Lo stavamo guardando. Eh sì. Perché stavamo guardando allora Fantozzi prima di Capodanno, prima che partisse, e poi c'era Batman vs Superman. E vabbè. Sì. Dimmi, così, a caso. Comunque, appunto, allora, Maro ha scritto: il problema è che quando dipendi dalle decisioni e dal tempo che decidono di dedicarti terze persone, dopo un po' di rinvii comincia a romperti il cazzo. Infatti è questo, cioè io davvero, cioè non sai quanto stress sto provando in generale. Ciao Marx, quanto tardi. Ciao Marx. Comunque pensate già alla posizione per la macchina, eh? Scusa se ti ho parlato sopra, ma sono alla seconda gara. Pensate pure. Tranquillo. Stavi su LOL, Marx. Minchia, a quest'ora, pazzo. A lunedì, tra l'altro. Immagino che tu sia stressato dal lavoro, quindi non te lo chiedo come stai, però mi fa piacere comunque passi sempre. Poi c'è Cockid che aveva detto: e perché l'avete trascorso così il Capodanno? Non ho capito il discorso, scusatemi. L'abbiamo passato così perché comunque quella doveva essere una casa che doveva essere svuotata praticamente, e poi noi dovevamo andare a viverci dentro, solo che poi sono successe delle cose perché comunque è stata forzata la porta. E onestamente stare da solo in quella casa lì non andava molto bene, perché già è un quartiere un po' così, quindi adesso... Sì, hanno provato a derubarci, ragazzi. Quella lì è la prima casa che ufficialmente stavamo già affittando per rimanerci e per fare robe. E ci eravamo trovati bene, abbiamo iniziato un po' ad ambientarci, a fare qualcosa. Non che ci andassimo a vivere, ma a passare del tempo lì. E poi hanno provato a derubarci, hanno provato a entrare dentro. Alex mi ha fatto vedere subito le foto ed è stato particolarmente forte. Ho detto no, via subito. Però non hanno più fatto niente, è andato un po' così. E comunque ho vinto. Easy. Yeah. Scegliete per la posizione. E direi che dopo aver vinto questa possiamo anche... Sono già l'una. O se no possiamo stare ancora proviamo un po'. Proviamo destra. Sennò voti destra, sì. Gli altri cosa votano? Se no possiamo stare ancora un pochino, cioè, perché è un po' tardi più che altro. Sì. Vorrei farti riposare a te. Quindi non è che l'abbiamo passato tanto perché non avevamo nient'altro da fare. No, perché era casa nostra, ragazzi. Era proprio nostra. Cioè, avevamo affittato tutto e stavamo pagando già la caparra. Dovevamo fare ancora la connessione internet, svuotarla dall'inquilina precedente e tutto il resto. Quello che è andata come andata. Hanno provato poi a derubarci. A destra anche io. Poi appunto è successo bene o male la truffa, che appunto mi ha detto Aires un po' a grandi linee. Non voglio entrare nei dettagli perché non mi piace. E quindi adesso stiamo prendendo lì dove vorremmo fare l'ufficio e tutto il resto. Due game carriati che sembrava uno smurf. Mamma mia, Marx. OP. Ma stai rankando? Andiamo comunque su destra. E macchina. Yeah! Macchina, prendiamo subito le prestazioni. Mamma mia, OP. Quanto è bella questa macchina qua? La trasmissione. Sì, questa è bella Cockid, perché la Mustang mi piace. Ecco Kids. Infatti. L'asiatica. Quella lì a me piace un sacco di macchine, è stupenda. Mm-mm. Ah, ma mi piace la Mustang proprio. Dai cacchio. È bello. Dai cacchio, speriamo per questa cosa dell'ufficio. Appunto, Cockid, noi, cioè, stiamo davvero premendo un sacco. Soprattutto io, cioè, anche per me comunque che dovrebbe essere la casa comunque dove dovrei andare a abitare. Quindi... Eh sì, ciao voce. Ma tanto adesso stiamo... Ho finito. Ho praticamente finito. Tutto il resto lo facciamo... domani. Sì.
Io sento che arriverà Kokid. Sì, esatto. Arriverà, questo è certo. Me l'ha salvato, salvo qui, intanto adesso chiudiamo. Sì, arriverà, però avete visto quanto ha proprio il nome con voce fuori campo? Eh sì, è venuta proprio su Twitch con voce fuori campo, perché è quello su Nick che ha creato per Twitch, per stare dietro a noi, perché lei non follow altri canali, segue solo il nostro perché appunto era un modo per farla venire su Twitch, e anche su Discord si chiama voce fuori campo, proprio apposta, non è che l'abbiamo creato a caso. È perché ho creato questa piccola lore ed è divertente, spero di vederla anche voi. Abbiamo ottenuto l'ennesima Esatto. macchina e non so, andiamo avanti, Sette stacchiamo. di fila, dice Marro. Eh sì, sette di fila, sì, grande Marro. Quindi stacchiamo o continuiamo, non Come so. ti senti tu? Boh, Dove non so, staccare, penso sia stacchiamo. abbastanza tardi, sì, direi. Eh Comunque è sì, abbastanza perché è già tardi, l'uno. abbiamo fatto anche 2 ore, abbiamo fatto 1:50. E quindi, cioè, avete Perfetto. capito anche come abbiamo vissuto per il discorso della casa precedente, cioè, e questo è successo effettivamente un anno fa. È successo il capodanno scorso. Avete capito come abbiamo passato? Abbiamo passato in una casa che non aveva nemmeno il riscaldamento sotto le coperte. Cioè, sembrava un rifugiati, sembravamo. Ci siamo divertiti, eccetera, perché ci siamo portati la play e abbiamo giocato. Però, porca miseria, siamo stati lì veramente tanto. Cioè, è stato brutto il fatto che poi andasse. Il 10 novembre si festeggia il suo primo mese. Di cosa, Marro? Non ho capito. Infatti. Quindi, boh, speriamo sì che arriva questo, ma perché, ripeto, comunque la caparra è data e i soldi ci sono in ballo, quindi dovrebbe arrivare a prescindere. Esatto. Ci stiamo impegnando parecchio. Va bene. Non è che possiamo salutarli. Si iscritte il 10 Adi. ottobre. Ah, ok. Il 10 novembre è il primo Dobbiamo festeggiare mese. poi voce fuori Di campo. voce, ovviamente, vabbè, sarà qui tutte le volte che vuole, a dire il vero. Sì. Va bene. Allora, come hai visto, Va Cockid, bene. sei un subscriber, ovviamente ti ho dato il ruolo di subscriber, sei azzurro, perché appunto azzurro è in tema con lo spazio, eccetera. Infatti io sono pirata spazio. No. Quello è il mio ruolo. Streamer, non avevo messo capitano spaziale. No, l'avevo messo forse nell'altro. Vabbè, chi se ne frega. Allora, io direi che li possiamo salutare tutti. Ci aggiorniamo Assolutamente. da Uomo Alfa, sì. Da Nemeriano vero. Vi rimandiamo quindi. Io Esatto. non me lo ricordavo. Eh sì, ormai sono già 13 giorni che sei su Twitch. Un pirata spazio tempo. E non leggo l'ultima parola. Temporale, ok, mi piace. Benissimo. Io vi auguro buonanotte a tutti. Grazie ancora a Cocchi della sub. Buonanotte, ragazzi. Grazie di essere passati. Vi rimandiamo domani alle 3. Ovviamente vi facciamo sapere se abbiamo delle novità. Speriamo di averle, perché appunto, come vi abbiamo detto, abbiamo una situazione molto particolare che viene già da un anno. Quindi se riusciamo ad ottenere qualcosa adesso, sono i nostri sforzi, i nostri soldi sono vani ed è tutto dedicato a voi. Tutto dedicato Esatto. ai progetti multimediali, che sia la musica, che sia YouTube, che sia Twitch e quant'altro. Quindi speriamo che ci date questo supporto come ce l'avete dimostrato oggi. E niente. Fate i bravi, ma non con le girls. Ti devo trattare male, Iris, suppongo. Non ho capito. Va bene. Un abbraccio a voi da Nem. Un abbraccio, ragazzi. Ed Iris. E ci sentiamo domani. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Sì, ci sentiamo alla prossima. Notte, notte. Borna smarro dai Ascaio. Va bene. Buonanotte a tutti, ragazzi. A Ciao, domani. domani.